Radio Radicale, siamo con Alessandro Iovino, direttore di Real Inside, per parlare di un'iniziativa che è stata presentata al Senato. Si tratta di un'intervista con Mikhail Gorbaciov, che cade a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. E la presentazione di questa intervista è stata anche un po' l'occasione per fare il bilancio di quello che è accaduto dalla fine dell'Unione Sovietica in poi fino a Putin. Allora, che tipo di bilancio avete fatto in questa intervista con Gorbaciov? Volevo sapere se era stato difficile, diciamo, raggiungere l'ex leader sovietico e che valutazione avete fatto in questa intervista. Allora, prima di tutto, sì, è stato difficile perché l'incontro è avvenuto circa un anno fa a Mosca e l'intervista ha avuto una gestazione non semplice perché purtroppo il presidente non sta molto bene e abbiamo avuto, diciamo, uno scambio, una discussione lunga perché questa più che una semplice intervista è un vero e proprio reportage in cui con il presidente abbiamo affrontato non solo, diciamo, una riflessione in merito ai 30 anni della caduta del muro di Berlino, ma come dice il titolo dell'intervista, oltre il muro. Cosa ne pensa Mikhail Gorbaciov di quello che è successo dopo l'89? Il presidente si è appassionato a questa chiave di lettura, a questa, diciamo, questo interessamento nei confronti di quello che lui pensa dei fatti di attualità. Per questo nell'intervista abbiamo affrontato vari argomenti, siamo partiti dal muro di Berlino per poi arrivare ai venti sovranisti che diciamo, soffiano in Europa, alla politica di Putin, alla commemorazione dei 100 anni della rivoluzione d'ottobre e molto altro. Allora, secondo lei Gorbaciov era consapevole di aver in qualche modo pilotato la caduta del muro di Berlino? Guardi, lui lo dice chiaramente all'inizio dell'intervista, eravamo pronti, è categorico su questo, quindi per rispondere alla sua domanda credo che lui ne era consapevole, però credo che con un grande gesto di umiltà il presidente, nella mia intervista, ma dichiarandola anche tra l'altro a vari reporter e corrispondenti a Mosca, in occasione del trentennale della caduta del muro, lui dice il vero protagonista di quella stagione, di quel momento, fu il popolo. I politici ebbero un ruolo importante, però più che noi è stata, diciamo, la spinta del popolo che ha poi permesso, diciamo, di assistere a questo avvenimento storico. Lui mi ha raccontato che quando, diciamo, circa un mese prima, forse non credo di sbagliarmi, ma un mese prima visitò Berlino, durante una parata, sentiva urla di persone che inneggiavano Gorbaciov, Gorbaciov, perestroika, perestroika. Quindi diciamo questo era nell'aria e Gorbaciov lo intuì e credo che quasi forse lo pianificò con le riforme che dall'86 diciamo partirono in Unione Sovietica. Che valutazione le ha fatto sul golpe del 91? Guardi, molto interessante. Lei lo sa che il presidente non ha mai citato Yeltsin nell'intervista. Non ha mai fatto il suo nome, credo che sia un po' una ferita per lui, sia il momento, diciamo, più delicato della sua fase politica. Ha parlato tantissimo di Putin, ma solo in un passaggio dice che quegli eventi drammatici, vissuti tra l'estate del 91 e il 25 poi dicembre del 91, quando poi lui in un discorso alle TV nazionali ha dovuto dichiarare le dimissioni. E non ha mai citato Yeltsin, ma diciamo, ha fatto capire che c'è tutta la parabola più drammatica della sua esperienza politica in quei mesi. Lo considerava ineluttabile l'arrivo al potere di Putin e quello che abbiamo visto in questi ultimi anni con il ritorno di un potere molto diverso da quello che avevamo conosciuto con il socialismo reale. Guardi, io credo che il presidente Gorbaciov si è molto dilungato su questo. Per me non è facile fare un'opera di sintesi, però ci provo. Il presidente ha un giudizio non negativo su Putin nella prima fase, diciamo, della sua esperienza politica, perché il presidente fa un lungo elenco di ragioni e motivazioni, affermando che data, diciamo, il momento particolare, la crisi economica, le condizioni in cui versava
attaccava la Russia, in quel momento era concepibile, diciamo, in nome della stabilità, fare delle rinunce da un punto di vista, diciamo, democratico. Però il presidente è altrettanto chiaro nel ribadire che è inconcepibile che in questo momento in Russia ci siano, diciamo, non c'è un pieno adempimento, diciamo, del processo democratico, e credo che il presidente ponga molto enfasi su questione dell'alternanza. Dice: in una democrazia matura è necessario e doveroso che ci sia un'alternanza, e Putin da troppo tempo, diciamo, detiene il potere. Ho fatto un grande sforzo di sintesi, spero che i radioascoltatori su realinsight.it possano approfondire questo aspetto. Ultima considerazione: le ha fatto un paragone sull'assenza di democrazia che c'era nell'Unione Sovietica fino a Chernenko e quella che manca oggi con Putin? No, non ha fatto questi paragoni, perché, guardi, c'è un aspetto fondamentale nella parabola di Gorbaciov che forse sfugge a tanti di noi, compreso me. Probabilmente ci sfugge il fatto che Mikhail Gorbaciov rimane un comunista, cioè questo, diciamo, è un aspetto che in Occidente si tende, diciamo, a non considerare troppo, perché è considerato colui che ha fatto crollare il muro. Ma in effetti lui è stato l'ultimo grande sognatore, diciamo, riformatore, che voleva cambiare l'URSS, e non volendo, e questo è l'aspetto drammatico e lo si legge nei suoi occhi, in quello che dice, ha finito poi per scavare la fossa al comunismo e seppellire lo Stato che era stato creato da Lenin. Questo credo che lui, diciamo, non solo non voleva che accadesse, ma in qualche modo, in maniera inconsapevole, pensava di gestire questo fenomeno, e, diciamo, pone molta enfasi sui principi della socialdemocrazia. Dice: il futuro dell'Europa, ma anche della Russia, è vedere, diciamo, il rafforzamento non delle idee sovraniste, diciamo, dal suo punto di vista, ma di una matura e completa socialdemocrazia. Bene, io la ringrazio molto per averci un po'. Grazie. Parlato di questa esclusiva intervista che Real Insight ha realizzato con Mikhail Gorbaciov. Io ringrazio il direttore di Real Insight, Alessandro Iovino, per averci concesso questa intervista. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.